Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale. Oggi mi trovo a Ornavasso per affrontare la salita che porta al Santuario del Boden. Salita che inizia in fondo a questa strada, svoltando a sinistra partiranno i 3 km 200 metri che portano appunto alla fine della salita che termina davanti al santuario. Mi trovo a Ornavasso, ho percorso la strada che porta da Gravellona verso Domodossola, all'inizio del ciottolato dell'Astricato, a circa 200 metri da qua, cominceremo a salire. Andiamo! Sono circa 3 km e 200 metri, 240 metri di dislivello, questa è la pista a salire una volta svoltati. Oggi giornata un po' così, nuvoloso. Siamo a giugno, ma è beccata una giornata a rischio pioggia. Allora, siamo già al 6%, asfalto ottimo, intorno a 7. Regolare, perché siamo sempre intorno al 6-8, tranne nel punto finale, dove, se non ricordo male, tende a tirare un po' di più. Il tornantino era 10-11. Thank you.
tra le 70 e le 75 pedalate. Passa la macchina. Passiamo dal 12 però, quindi sa che non ricordavo così bene. 11, altro che regolare 7-8. Allora, vediamo un po' di numeri, va. 70 pedalate con cadenza, siamo intorno ai 158 battiti, pendenza 10%, intorno tra i 250 e i 270 watt. 21, anche 12. Allora, mi mangio tutto quello che ho dato all'inizio della salita regolare, 7-8 all'inizio, poi tutto 10-11 almeno questo tratto. Sempre 36-24. Tornata a sinistra.
qua in inverno il periodo natalizio c'è ancora la grotta di Babbo Natale, ma mi sa che adesso sto un po' troppa roba là davanti. Vabbè, continuiamo a salire. Qui siamo all'8, ma mi sa che tra po' è infatti. L'asfalto è buono, anzi, a certi punti è proprio ottimo. È una salita di un quarto d'ora, poco più. Sempre 10. Battiti 160. Siamo sempre al 10, eh? Ci sono due o tre tornanti, poi cominciano questi drizzoni dove la strada tira sempre. Anche qua siamo sempre intorno ai 10-11. Sempre 11. Allora, watt 260. Siamo di nuovo saliti al 12. Riasfaltato. Ancora 12. Siamo in 27, va? Arrivo. Eh sì. Ma sopra, di fianco al santuario, c'è anche un piccolo museo di ciclismo, quello del ciclista. Sì, siamo quasi arrivati. Quindi, prima parte 7-8,
poi un breve tratto in pianura, ricomincio a salire subito al 9, 9, 10, 11, 2 tre tornanti e poi due bei drizzoni all'11. Anche adesso siamo all'11. Ultimo tratto, 11%, 10% fisso. Ci siamo. Rapporto nella prima parte 36-24, ma si può anche tranquillamente fare la metà zona 27. Eccoci qua. Volta a destra e siamo arrivati. Ecco. Ok ragazzi, salita terminata, circa appunto come vi dicevo prima un quarto d'ora di sforzo. Una volta giunti qua c'è la possibilità di riempire la borraccia, fare due foto. Beh, adesso la giornata non è quella ideale, però comunque merita, e comunque in zona qua vicino ci sono poche macchine, almeno di solito è così. Quindi ricapitolando, 3 km 200 metri da Ornavasso, una bella salita, abbiamo fatto fatica come al solito e ora niente, ci resta che rientrare. Se vi va di vedere altre salite sul mio canale, vi lascio il link qua sopra. Ci sono le ultime salite che ho fatto, sono state l'Alpe di Mera, che ho diviso in due parti, andatevela a vedere, quella è tutt'altra cosa, lì sì che si fa veramente veramente fatica. Diciamo che questa qua è una salita come si usa fare al Giro d'Italia, mette le stelline. Questa qua è una salita da una stellina e mezza, visto che è abbastanza corta. Ok? Ciao raga, ci vediamo presto, alla prossima. Grazie.